Allora, ciao a tutti, in questo video farò l'unboxing del Canon RF 400 mm f5.6L USM. Allora, cosa dire? Questo obiettivo l'ho preso su Subito.it, quindi usato, ma cioè da quello che mi ha detto il tipo l'ho usato da poco, quindi l'ho preso per 950 euro. Beh, cominciamo l'unboxing. Una cosa che mancano sono i CD e le istruzioni, ma mi sono arrivate con una lettera, cioè in una busta, non so perché. Beh, lo stesso. Allora, devo dire che questa borsa è, insomma, molto comoda. Forse è un po' stretto il filo. Vabbè, fatto un po' più largo. Apriamo. Oh, bello. Molto grande e molto pesante. Niente. Belli questi adesivi soprattutto. Mi piacciono. Allora, il filtro, iniziamo col come è fatto. Il filtro è un 77 mm, dentro si vedono pochi lenti, poche lenti, sono 12 elementi. Poi, una cosa molto comoda è che la messa a fuoco si gira tutto il braccio, cioè anche se lo giro qua va comunque la messa a fuoco, quindi è comodo. Cioè, non è che devo fare forza qua, va bene anche qua. Poi, messa a fuoco minima 3,50 m, sono abbastanza, oppure va anche da 8,50 m a infinito. Comodo anche questo collare per il treppiede, si stacca, bello pesante anche quello. Beh, niente, proviamolo. Prima di tutto c'è un piccolo confronto col piccolo 70-200 F4, non IS, né solo USM. È molto più grande, anche più largo, perché se mettiamo il filtro, questo è un 67 mm, questo qua. La differenza si vede di grandezza, anche l'altro è molto più figo. Proviamo a metterci su il paraluce, vediamo la differenza. Allora, il paraluce di questo 400 serve questo qua, infatti fa parte del corpo praticamente e si apre così. Questa cosa è bella perché il paraluce non è in plastica ma metallo, quindi è molto più resistente. Prendiamo l'altro. Questo invece è semplice plastichina. Eh sì, la differenza è un paraluce intero, praticamente. E poi questo collare, volendo, si può attaccare qui, perché c'è proprio lo spazio. Bene, proviamo sul corpo, è una 60D, quindi il 400 non è un 400 ma è un, cioè, sarà un 600, perché moltiplica per 1,6, che non è full frame, attacchiamo, col fatto che sia molto pesante e che non sia stabilizzato, necessita sicuramente di un treppiede, ma anche portarlo così non dà fastidio, però dopo un po' rompe bene. L'apertura, ok, non è tantissimo, che è un 5.6,
non si può andare a tempi molto corti, molto veloci, perché arrivati a un 400esimo, tipo a un millesimo, diventa notte, ci vuole un flash. Però la versione 2.8, che come tutti sanno è una bomba, perché altrimenti sarà il doppio di questa. Però 11.000 euro sono sempre tanti 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 soldi. Quindi, alla fine, cosa fare? Piccolo trucco. Comprare uno di questi che non costa tantissimo e prendere un piccolo extender. O un 2x, non un 1,6, alla fine è uguale. Così diventa o un 800 mm o comunque un 6, 700, poi moltiplicato ancora per 1,6. Diventa un 800, diventa un 1500. Un 1500, no, forse 1400. E l'altro 1.000, 1.300, quindi comunque 1.200. È comunque tanto. E poi, beh, ovviamente non pensate di andare a far macro con questi. Questi super obiettivi sono per caccia fotografica, quindi se siete interessati animali, uccelli, cioè qualsiasi cosa che non ci si possa avvicinare, oppure anche le stelle o la luna, non è male questo, perché cioè con questo adesso non ho ancora provato, che è sempre nuvolo, non riesco mai a vedere la luna. Comunque si vede molto bene, si dovrebbe vedere molto bene, perché già con questo la luna è abbastanza grande, quindi immaginate con questo più l'extender, cioè diventa proprio una mega luna. E poi stelle in generale, galassie, se non so come vi non ho mai provato. Certo, se volete fare Star Trail, ma no, tutta una cazzata, se vi servirebbe comunque così un piccolino, un 18-135 stabilizzato, apertura 3.5, questo sarebbe ideale per le foto alle stelle. Se volete poi la scia, ancora meglio. Facciamo ancora, cioè facciamo, diciamo ancora qualche parolina su questo obiettivo. Forse è l'obiettivo più vecchio della Canon. Ora, non vorrei dire una cavolata, però mi sa che del 1990, 93, 94, quindi c'è un bel po' d'anni. Anche la versione 2.8, la vecchia, c'era un bel po'. Certo, anche questo non è che sia giovincello, però devo dire che è molto bello anche da avere in mano, perché si sente la qualità, soprattutto quella, la qualità costruttiva, perché è fatto davvero in materiali grossi, cacchio. Ora non so, beh, qua non credo che sia tropicalizzato, perché ci dovrebbe essere una cosa in gomma qua per evitare che entri l'acqua, però cioè se non so se piove giù un casino, ma se giusto piovigina, si andare tranquillamente, cioè non è un problema. Beh, facciamo un piccolo test. Dopo il video metterò alcune prove, giusto due,